Siamo con Matteo Palmioli, allenatore della Nuova Simonelli. Finalmente alla settima giornata è arrivata la prima vittoria che toglie pure 0 la classifica che cominciava a essere anche pesante psicologicamente. Sì, iniziava ad essere pesante, però avevamo già detto che le prestazioni non erano mancate. Si sono viste segnali di crescita dopo Recanati, anche oggi. Abbiamo giocato una partita solida contro una squadra forte. L'abbiamo vinta in difesa, di questo sono molto contento. Ci siamo passati la palla, abbiamo giocato una grande partita, perché poi non è mai facile quando si viene da certe situazioni. Quindi 75-68 contro Waldo, una partita molto dura, molto fisica, predominanza della difesa nella parte finale, però comunque siete stati con giusta mentalità tutta la partita. Sì, assolutamente, siamo stati bravi a inizio del terzo quarto, quando Waldo comunque sia stretto le maglie in difesa. Noi siamo stati pronti a giocare quel tipo di partita, siamo stati molto molto aggressivi anche noi, abbiamo ribattuto canestro su canestro. Poi nel terzo quarto abbiamo scavato un mini break che siamo riusciti sempre a portare fino a fine partita. Insomma, abbiamo condotto oggi credo per 39 minuti, forse loro hanno messo la testa avanti ma subito abbiamo rifatto canestro, quindi questo era cosa più importante, perché poi anche la settimana scorsa eravamo stati a lungo avanti ma poi il risultato finale era stato diverso. Infatti oggi, scusa, maggiore lucidità nei momenti chiave della partita, quando siete andati avanti non siete poi ritornati sotto come magari era successo a Recanati. Assolutamente, tutti i ragazzi oggi veramente hanno dato un contributo straordinario. Sono contento di tutti quelli che sono scesi in campo, sono stato contento di chi è rimasto in macchina 40 minuti e ha incitato i compagni. E questa insomma è la strada da percorrere e da continuare. Poi ricordiamo che mancavano i giocatori Elia Rossi e Mattia Passarini, magari riuscirai a recuperarli già dalla prossima gara. Ricordiamo che ci saranno altre due gare casalinghe, la prossima contro Umberti e la gara 3 della Coppa del Centenario, poi ancora contro Umberti ma la prima del girone di ritorno. Quindi sfrutterete questo doppio turno casalingo per cercare di portare altri punti in cascina. Assolutamente, per continuare a creare morale, per creare entusiasmo, insomma. L'ho detto a fine partita ai ragazzi, facciamoci un applauso perché oggi siamo stati veramente bravi, ma continuiamo a lavorare come stiamo facendo perché non abbiamo fatto niente.